Siano da Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è giovedì 25 agosto. La Chiesa fa memoria di San Luigi IX e di San Giuseppe Calasanzio. Il Signore tendi l'orecchio, rispondimi. Tu, mio Dio, salva il tuo servo che in te confida. Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che unissi in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo lasciano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che mi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, o Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Alleluia, alleluia. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi E gli beni. angeli di Ma se quel Dio servo malvagio dicesse in salire cuor e suo: il mio scendere padrone sopra il tarda, figlio che dell'uomo, cominciasse a parola percuotere i del suoi Signore. compagni e a mangiare e a bere con gli Il pegno ubriaconi, della il salvezza che padrone di abbiamo quell'uomo ricevuto, arriverà Signore, nella festa di un San giorno in cui Bartolomeo non se Apostolo, l'aspetta e ci sia un'ora che non sa, di aiuto per la lo vita punirà presente e per quella severamente e gli futura infliggerà per la Cristo, sorte nostro che meritano gli Signore. Il ipocriti. Signore sia Là con sarà voi pianto e per singhiozzo di denti. l'intercessione di San Bartolomeo Parola del Apostolo e di Signore. Santa Giovanna Antida Turè, Porta a ti compimento benedica in Dio noi, o Onnipotente Signore, l'opera Padre, risanatrice Figlio e della tua Spirito misericordia, Santo. Amen. e La Santa fatti giornata di pace di Dio. interiormente rinnovati, possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
per l'intercessione di San Luigi Nono, San Giuseppe Calasanz, vi benedica di onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata, pace e bene nel Signore.